Questo è materiale e per questo ho sollecitato continuamente sia il contributo sugli altri libri che questo tipo di discussione, per tirare dentro questa discussione più gente possibile di quelli che stanno dentro i movimenti di lotta e quindi quelli che tutti i giorni fanno teoria, hanno l'esigenza di fare teoria per rispondere alle cose quotidiane. Io ho fatto sempre così, non mi è mai andato di fare teoria per fare teoria, non voglio fare né il filosofo né l'antropologo. Ho 50 anni di esperienza politica sindacale e ogni volta che ho trovato un intoppo ho cercato di capire se la teoria che avevo a disposizione bastava e quando dicevo no, non basta, cercavo qualche altra cosa. Questo è il motivo per cui scrivo, per il resto non ho mai cessato di fare attività politica e sindacale quotidiana e quindi ogni giorno le tesi che mi hanno offerto prima i miei predecessori e quelle che provo a elaborare io vengono messe alla prova e questa è appunto la prova decisiva. Seguirò gli interventi che sono stati già fatti piuttosto che dare un canovaccio che segue il libro perché credo che sia la forma almeno più semplice per me e partirei dall'intervento di Marco. Con Marco c'è una grossa sintonia anche perché c'è un'esperienza sia nel movimento No Global poi dei movimenti dei beni comuni unitaria per cui abbiamo discusso spesso. Ci sono un paio di divergenze ma non sono tanto quello che pensa lui o perlomeno che ha detto lui. C'è assoluta sintonia sulla centralità della mercificazione globale, su questo c'è un salto enorme rispetto a Marx, ma in cui non si può dare nessuna colpa a Marx. La mercificazione per Marx è una cosa molto limitata, perché la mercificazione all'epoca operata dal capitalismo era effettivamente limitata, non c'è alcun paragone tra quanta roba era mercificata allora, oltre il rapporto di lavoro diretto, e quanta roba viene mercificata o si vuole mercificare oggi. Per cui quando nel libro si dice che la contraddizione sulla mercificazione è più vasta di quella sullo sfruttamento, peraltro le due sono connesse, ovvio, non si vuole dire che una sia sparita o che l'altra predomini dal punto di vista teorico, si vuole dire solo che investe molta più gente e investendo molta più gente apre contraddizioni e possibilità di alleanze innovative. La teoria dell'alleanza più che della coalizione, perché la coalizione fa pensare a qualcosa, e infatti l'equivoco su Landini di cui parlava Ciccarelli non è da poco, fa pensare a accordi tra strutture organizzate. L'alleanza sociale è una cosa di più vasta, cioè sono settori sociali che si mettono insieme perché hanno interessi comuni alcuni, mentre ne hanno altri diversi. L'idea della coalizione o dell'alleanza, come io preferisco dire, nasce proprio dal fatto che il conflitto con il capitalismo è diffusissimo e non ha un asse dominante, o perlomeno io credo che non abbia un asse dominante, non abbia una centralità intorno a cui ruotano i pianeti. Conseguentemente, quando andiamo a vedere conflitto capitale-lavoro, conflitto capitale-ambiente, conflitto di genere, eccetera, mi sembra ormai superfluo dire qual è il più importante e intorno a cui ruotano gli altri, perché la realtà dimostra che non è stato così in questi decenni, non ce n'è uno intorno a cui gli altri sono ruotati. E Giorgio ci ricordava un altro conflitto che effettivamente negli ultimi tempi abbiamo trascurato, anch'io nel secondo libro non lo riprendo, che è il conflitto tra chi fa la guerra e chi la subisce, detta banalmente, senza tirar fuori la questione dell'imperialismo e così via. Tema cruciale quanto gli altri, perché chi subisce la guerra in Siria, oggi se gli vai a dire che il conflitto capitale-lavoro per lui è decisivo, diciamo, tu sai che cacchio stai dicendo, certo dentro quel conflitto c'è anche quello, c'è la mercificazione, ma al momento quello è il conflitto dominante e quindi non puoi mettergli una gerarchia. Quello su cui non siamo d'accordo con Marco è quello che ha detto subito dopo sul capitalismo che praticamente non produce più sviluppo e credo che già ha risposto Alfonso, non è vero. Intanto c'è un'ottica molto europacentrica perché la Cina quest'anno quando ha detto che il PIL crescerà solo del 7,2% ha detto vabbè ma allora siete in crisi pure voi, diamine, questi hanno superato 7 anni di sedicente crisi mondiale senza essere toccati vagamente, con un tasso di sviluppo, poi il PIL non è l'unico tasso di sviluppo, però è un dato reale, è del 10% medio. In India è andato quasi così, per la verità è andato così fino a 3 anni fa, pure in Turchia, che è un paese di 80 milioni di abitanti. E non è vero che in questi stati non si è anche diffuso la ricchezza, si è diffusa in maniera ingiusta. Ma non c'è paragone tra la diffusione della ricchezza in Cina oggi e 20 anni fa o 10 anni fa, ma neanche in India
Oggi in Cina si parla di un 40% di popolazione considerata classe media, poi c'è un 10% che è considerata la classe capitalistica, ma tutto questo avviene in un paese dominato da una struttura statuale che nel momento in cui ha visto la crisi negli altri paesi occidentali ha cambiato le politiche sociali nel giro di poco tempo, pochissimo. Ha investito massicciamente sullo sviluppo interno e così via. E lo sviluppo lì c'è. E lo sviluppo è anche diffusione. In America Latina, almeno in 6-7 stati, certamente un po' di ricchezza è stata ridistribuita, certamente molto più di quanto ce n'era in ridistribuzione 20 anni fa. E starei pure attento a dire che il capitalismo può vivere con 20 anni o 30 anni di stagnazione, perché non lo sappiamo. Citava Alfonso Gianni possibilità di trasformazioni tecniche di portata colossale che potrebbero arrivare entro nel giro di 10 anni e riavviare una fase di sviluppo. Quindi io preferisco rimanere nell'ottica della crisi, ma rimanendo sempre nella dinamica che il capitalismo di crisi ci vive, e a me pare che ci continua a vivere e neanche se la passa troppo male. Questa è una divergenza non da poco, perché se tu ti aspetti che ci saranno, che so, i prossimi anni stagnazione al massimo, emarginazione totale dappertutto dei settori sociali eccetera, vai verso la solita prospettiva catastrofista, ti aspetti chissà che, poi non succede quello che ti aspettavi e fai clamorosi errori politici, questo pare a me. Poi non accetterei neanche la definizione contro il privato e oltre il pubblico, su questo sono perfettamente d'accordo sia con Alfonso che con Giorgio, pubblico o privato. Quello su cui però nessuno dei 5 interventi è intervenuto, spero che lo facciano gli altri, comunque ve la butto io, è che il problema fondamentale è appunto la qualità del pubblico. Cioè, una delle 3 tesi di fondo del libro è che il pubblico è conquistato, utilizzato da una casta politica o classe o come la volete chiamare voi, che utilizza il pubblico esattamente come il padrone privato usa il privato. Questo è il vero problema. Allora io ti posso ripetere, fare la dichiarazione di fede, sono per il pubblico, ma anche in Cina sono per il pubblico, perché i capitalisti privati in Cina sono tenuti sotto controllo dallo Stato e soprattutto dal Partito Comunista Cinese, che mica è sparito, col cavolo che è sparito, anzi. Forse il presidente cinese di oggi è il più potente presidente cinese che ci sia mai stato, a parte Mao Zedong, da Deng Xiaoping in poi, e controlla lo sviluppo e lo monitora tutti i giorni, lui, insomma, il Partito Comunista Cinese. Lì c'è il pubblico. E però chi lo gestisce e con che logica viene gestito il pubblico? E qui entra tutto il busillis e le domande vere del libro. Che cos'è la socializzazione? Come si passa dalla statalizzazione a un'effettiva socializzazione? Come si socializza il pubblico? Questo è l'interrogativo di fondo, e a questo interrogativo è legata la questione del funzionariato e della partecipazione. Perché se la logica è il pubblico attuale è gestito da una struttura, un apparato politico, istituzionale, organizzato, che per me funziona esattamente come una classe, per quello che è la definizione generica che abbiamo dato di classe, e il pubblico, quell'altro, non è in grado di intervenire, non vuole, non può, eccetera, eccetera. L'ha detto su questo bene Marco, per intervenire intanto devi sapere. Come fai a contrastare la gestione privatistica dell'acqua pubblica, gestita dai comuni, dalle regioni, dalle province, eccetera, eccetera, se non sei in grado di farla funzionare te in un altro modo? Il funzionario ti fregherà sempre, ma lo dico pure parlando dei COBAS. La leadership dei COBAS può essere contestata, ma poi per far funzionare i COBAS bisogna che tu sappia, e devi sapere le migliaia di regole intanto che riguardano il funzionamento della scuola, altrimenti puoi protestare un giorno, fai una sparata, cambiamo la leadership, e poi non sei in grado di far funzionare la baracca. Sto parlando di una baracchetta, figuriamoci la baraccona. Questa è la questione fondamentale su cui ritornerò, ma che non è stata affrontata. Però io non ho dubbi, deve essere pubblico. La questione è che sia veramente pubblico. Oggi il pubblico non è veramente pubblico, è utilizzato, ripeto, con l'Italia è un caso clamoroso, ma attenzione, l'Italia è un caso clamoroso, ma c'è un'indagine uscita da pochissimo, fatta in Francia, in cui
La stragrande maggioranza degli intervistati, il 65% per l'esattezza, dopo aver espresso la sfiducia totale nella politica, non è che chiede la partecipazione, non è che chiede i Soviet, neanche la Comune di Parigi, e neanche chiede di poter partecipare ulteriormente, ma dà un messaggio addirittura di totale non partecipazione, perché chiede in prima battuta che si formi un governo di esperti, non votato e non proposto da nessun partito, ma sulla base del fatto che sarebbero esperti, e non si capisce chi lo valuta questo essere loro esperti, a cui delegare la gestione. E quando l'intervistatore va oltre e domanda: ma vi andrebbe bene lo stesso se invece di essere un gruppo di esperti fosse un governo autoritario, non votato e svincolato dal Parlamento? Il 48%, l'indagine è fatta da gente di sinistra, non è stata fatta dai nazisti, dice che gli andrebbe bene pure questo, e stiamo parlando della Francia, paese di cui abbiamo sempre detto che non fa schifo come l'Italia, eccetera, eccetera, e così via. E alla fine addirittura l'82% risponde che ci vorrebbe qualcuno, il famoso duce, anche se non usa questa parola, che ci porta fuori da questo caos dove tutti parlano e nessuno decide. Cioè questo grumo di cose nel sondaggio vengono dette in prevalenza da settori popolari e con basso livello di educazione. Non è vero cioè che nella società c'è una spinta diffusa e maggioritaria a partecipare, e lo viviamo anche noi come organizzazione. I nostri militanti, tra virgolette, sono sempre più simili e sono sempre più vicini alla passività dominante. E per portarli a Roma, ho fatto il caso, c'è venuta l'ernia. E stiamo parlando di portare a Roma non i lavoratori della scuola. Noi volevamo portare a Roma almeno il 10% degli iscritti. Capite come siamo messi? E siamo un'organizzazione che funziona molto sulla militanza. Marco faceva un'altra critica. In effetti credo che la critica però sia più rivolta al precedente libro, perché in quest'altro libro la questione degli stati, e cioè il fatto che effettivamente il dominio mondiale è fatto in una fusione tra l'organizzazione statuale istituzionale e i grandi monopoli privati, i grandi trust, le grandi imprese industriali o meno, questo io lo accetto. Naturalmente nel primo libro è valso un po' il discorso, come dire, leniniano, la parabola di per raddrizzare il bastone bisogna tirarlo. Il precedente libro è stato scritto nel 2010 e nel 2011, quando dominava proprio quell'idea che ha descritto Marco, cioè gli stati ormai c'erano più, c'erano questi trust tipo la Spectre che si muoveva nel mondo scavalcando tutti gli stati e così via, quindi una forzatura, se vogliamo, nell'altro senso, può aver fatto pensare che io ritenessi che invece le grandi multinazionali, i grandi imperi finanziari non contino, eccetera. Però anche qui vi richiamo e vi riporto a non guardare in un'ottica europea, perché quando Alfonso dice gli stati europei, è certo che gli stati europei sono messi male, ma la Cina ha 1.200.000.000 di abitanti, ha un mercato che al momento non è di 1.200.000.000, però sicuramente comincia a diventare di almeno 600-700 milioni di persone. E quando l'India ha un mercato analogo, e quando gli Stati Uniti comunque hanno 400 quasi milioni di abitanti, e poi c'è la Russia, tutti questi stati sono stati che contano, e qualcuno sostiene veramente che lo Stato cinese, quello indiano, quello russo e quello statunitense non contano? E chi ha salvato dalla crisi del capitalismo privato il capitalismo privato, investendo massicciamente? E chi ha fatto sì che in Cina ci fosse uno sviluppo per 7 anni di sedicente crisi mondiale, quando invece la crisi era del mondo occidentale in netta prevalenza? Chi ha fatto sì che la Cina tranquillamente procedesse e oggi Shanghai, Pechino e le altre grandi città cinesi sono, come livello di modernità, hanno superato le principali città statunitensi, come organizzazione interna, come funzionamento della città? È lo Stato cinese, mi pare inequivocabile. Quindi d'accordo in questa intelaiatura, a patto che non si dimentichi che il dramma degli stati nazionali italiani e europei sono inadeguati in dimensioni. Uno Stato europeo che non vogliono fare, perché i singoli capitalisti europei si scontrano l'uno con l'altro, avrebbe invece un ruolo importante, e il conflitto in Europa è prevalentemente questo, tra chi vorrebbe uno Stato europeo unificato gestito da un capitalismo europeo unificato, che però non c'è, e chi invece pensa di potersela cavare, speriamo che me la cavo. Ma questo non può essere preso come test,
perché bisogna guardare le altre cose e capire che l'Europa sta passando ai margini e che nello sviluppo capitalistico oggi chi è che guarda l'Europa piuttosto che all'Oriente? Ormai piccole minoranze, ormai le cose si stanno spostando proprio per questo, ma questo non significa la sparizione degli stati. Per quel che riguarda quanto diceva Roberto Ciccarelli, ovviamente la sintonia sull'analisi appunto intanto del sedicente ceto medio, della piccola borghesia, del lavoro indipendente eccetera eccetera, io credo che sia una buona analisi e credo effettivamente che con il lavoro di Sergio, di Bologna, il loro eccetera ci sia una qualche sintonia, anche se usiamo linguaggi diversi, ma pazienza. Pure lì però questa analisi da che nasce? Perché insomma c'è una parte storica ed è l'analisi dominante, diciamo, nella storia del comunismo ottocentesco e novecentesco. Potete fare tutti gli sforzi che volete, ma non potete negare che un'analisi di classe appena appena decente, cioè strutturale, ecco, e non politico-ideologica, perché tutti quelli che prima di Marx hanno, e c'è una grossa analisi su questo nel libro, per dimostrare che tutti quelli che hanno parlato di classi prima di Marx, ma anche dopo, fanno operazioni puramente ideologiche. Decidono che una classe è tale e che è centrale perché ritengono che nel conflitto politico quella sia la leva da cui partire, no? I fisiocratici sostenevano che l'unica produzione esistente era quella agricola e si inventavano che la produzione industriale non era produzione, cioè gli operai non erano produttivi perché c'avevano un programma politico concentrato sull'agricoltura e sui contadini come forza di trasformazione. E così hanno fatto tutti, ma così ha fatto anche Marx. Perché quando Alfonso mi dice, poveretto, quella che ha cominciato la paginetta sulle classi e poi è morto, ma quella paginetta sulle classi l'ha scritta 10 anni prima di morire, poi non è andata avanti. L'ha recuperata Engels e l'ha messa alla fine, forse perché voleva far credere questo, che lui era morto, ma lui per 60 anni ha fatto capire a tutti, per questo io in questo secondo libro sono andato a spulciare tutta la corrispondenza importante, ma anche tutto il lavoro che Marx e Engels fanno col Partito Socialdemocratico Tedesco, quello che insomma poi ha cambiato varie volte nome, che era la forza politica più importante, più rilevante, più famosa e influenzata tantissimo. Marx e Engels erano considerati gli ideologhi del Partito Socialdemocratico Tedesco, che è il partito che doveva fare la rivoluzione, che fino alla fine, fino agli ultimi programmi, sia nel programma di Gotha, poi in quello di Erfurt, io analizzo come loro intervengono politicamente e quello che dicono, e lì dentro ribadiscono la dittatura del proletariato, c'è tutta una polemica, andate a vedere il materiale congressuale, chi se ne frega dei manoscritti politico-filosofici dell'ideologia tedesca, in politica i due sostengono nettamente, e non per la Russia, attenzione, per la Germania, la necessità della dittatura del proletariato, intendendo proprio quella cosa lì. E dentro questo l'analisi delle classi, in cui c'è solo la borghesia, è confusissima, per poi se la rimagna, c'hanno ragione quelli che hanno detto che su Proudhon va avanti, va indietro, eccetera, ma nei passaggi politici non ci sono dubbi, le altre classi o spariranno o non contano una mazza, è chiarissimo, c'è, ci sono decine e decine di pagine, tutte coerenti in questo senso, e sono le pagine politiche. Che cosa c'è dietro? Ci sono due idee, secondo me. Una, la classe operaia diventerà maggioritaria proprio quantitativamente nel mondo, perché lo sviluppo industriale sarà tale da diffondersi e far sì che quella sarà la vera grande classe. Tutte le altre si devono subordinare. E si deve subordinare pure quella piccola borghesia che pure Engels dimostrava essere la netta maggioranza, perché ci mettevano dentro tutto quello che non c'era, capitalisti agricoli o industriali, tutto ciò che non era proletariato di fabbrica e poco più era buttato là dentro. Ma l'astio verso questa piccola borghesia, che nelle pagine di Gramsci, che vi invito a leggere, perché pure lì non sono andato a riprendere il Gramsci di dopo, quando hai perso, che filosofo sei, no, sono andato a prendere il Gramsci politico quando dirigi il partito e scrivi nell'Ordine Nuovo che la piccola borghesia ci mette dentro tutti, dice, gli insegnanti sono infingardi, gente che vive senza fare una mazza, che sfrutta lo Stato, e lo dice di tutti quei settori sociali, tra l'altro colpiti dalla guerra. C'è un astio, una ferocia e un'illusione che gli operai di fabbrica, netta minoranza in Italia, per giunta quelli di Torino, che poi presero la mazzata ben nota, avrebbero trascinato tutti e vomita su tutti, mentre i fascisti, cioè
i socialisti radicali, diciamocela tutta, che invece sapevano bene probabilmente qual era la vera forza della classe operaia e conoscevano molto bene tutti quei settori massacrati dalla guerra, peggio degli operai, perché i settori della cosiddetta piccola borghesia, che avevano perso tutto, non avevano la chance che avevano gli operai, che stavano ricostruendo il paese. Quei settori che poi sono andati tutti al fascismo e con il passaggio degli Arditi del Popolo, altra cosa molto interessante per vedere quanto erano lungimiranti i comunisti dell'epoca e Gramsci compreso, tutti contro questo ultimo tentativo di fermare i fascisti, mentre capisci che i fascisti hanno capito com'è la società e trovano le leve, vedi la cecità assoluta con questa avversione della piccola borghesia fatta da gente che in quell'analisi sono piccoli borghesi. Come mai tutti questi che così erano socialmente, avevano una tale avversione per la loro classe di provenienza? Non v'è venuto il sospetto dell'idea di qualcuno che pensa di utilizzare la vera classe forte per dire io mi conquisto più potere lavorando sul loro corpo? E non è andata così nel socialismo reale. Non è successo che quelli che hanno diretto questi paesi non erano al 99% gli operai, ma neanche al 10% gli operai. Erano proprio quelli che socialmente potevi definire piccola borghesia. E non è successo così pure in Occidente. Chi è che ha diretto i partiti comunisti? Quanti operai mi sapete citare dei partiti comunisti occidentali che hanno avuto un ruolo di rilievo? Li potete contare sul 10%, ma secondo me nemmeno così. E allora in questa contraddizione buttiamo via sta roba. Quando io dico buttare l'acqua sporca, e poi verrò alla divergenza vera con Giorgio, che non è su quanto è responsabile Marx, fermo restando che però guardatevelo il materiale, perché io oggi ho esposto non il Marx della giovinezza, il Marx della vecchiaia, il Marx politico, quello che polemizza tutti i giorni, è veramente più Engels che fa questo lavoro, ma insomma con il mandato di Marx interviene su tutte le questioni politiche, e dopo aver detto che gli operai non hanno patria, non hanno nazione, non hanno religione, non hanno famiglia, sono liberi da tutto, citazioni del manifesto del Partito Comunista, Marx e Engels arrivano gli ultimi 10 anni a dire che i partiti socialdemocratici, ma soprattutto i sindacati inglesi e tedeschi, sono una merda assoluta, che gli operai inglesi non fanno un cazzo, cioè accettano semplicemente l'esistente, e bisogna sperare sugli operai irlandesi, che sono, così come oggi qualcuno dice che i migranti ci salveranno dagli stanziali. E però dentro questa prospettiva, che è una prospettiva documentata eccetera eccetera, la questione fondamentale è che cosa, e qui vengo a Giorgio, alla vera contraddizione con Giorgio, che cosa si vuole salvare dell'esperienza? Perché quello che dice Giorgio non è tanto vabbè, ma perché te la vai a pià col povero, ma uno può anche non volersela prendere, chi se ne frega. E la questione è se tu mi dici, Giorgio, e qui la divergenza è totale, quando mi dici che il socialismo reale stava troppo avanti, stava 50 anni avanti, lì mortacci tu. E se questa è la prospettiva tra 50 anni, io scappo su, non ci sarò tra 50 anni, insomma, me ne voglio proprio, scusa, dice no, che è stato troppo, ma quale stroppa, il salto di secoli, avanti di secoli, ma scusa, ma tu in quegli anni avresti preferito vivere in Svezia, in Norvegia, in Danimarca o in Unione Sovietica, in Bulgaria, in Polonia? Queste cose le dicevano quelli di destra come battuta, ma c'avevano ragione. Cioè, se veramente stavi 50 anni avanti, quello doveva essere un modello di civiltà. Quello è stato un modello di civiltà. E questo è il problema. La dittatura del proletario... Ho detto che è durato 50 anni, ho detto che stava di secoli avanti. Cazzo! Cioè, Orwell. Cioè, Orwell non oggi, Orwell tra 3 secoli. Speriamo di no. Comunque, ritornando a noi, che rimane dell'impianto? Dittatura del proletariato? No, siamo tutti d'accordo. Anzi, non esiste nemmeno il proletariato unificato, quindi il problema non c'è. Dittatura del partito? No, siamo tutti contrari, no? Non esiste. Lo Stato partito dominante? Non siamo d'accordo nemmeno su questo tutti, è vero o no? Perché queste sono le vere divergenze. La statalizzazione di tutto, basta, è fatta? Statalizziamo pure le farmacie, statalizziamo le case di moda, i cioccolatini, i panettoni, eh? Questo lo diceva una vecchia battuta di Prodi, ma insomma pazienza. E questo è quello che vorremmo? No, io dico esattamente il contrario. E poi ancora, la fine della lotta di classe. Se me la metti così ci può essere un'ambiguità, te la dico in un altro modo. La fine del conflitto sociale non esiste. Questa è un'idea reazionaria.
È un'idea assolutamente reazionaria. Raccontare alla gente che c'è la fine della lotta sociale, comunque tra 10 anni, 20 anni, 50, 100 anni, è una cosa reazionaria. Uso proprio questo termine. Perché il conflitto sociale ci sarà sempre. Il passaggio che noi vogliamo fare è tra questo livello di conflitto sociale e un livello più alto, più democratico, più giusto, più libero di conflitto, che ci sarà e ci sarà sempre, perché ci sarà sempre qualcuno che cercherà di appropriarsi di più ricchezza, di più potere, eccetera. Se tu invece costruisci questa illusione totalmente idealistica ma negativa, che invece c'è un punto d'arrivo che sarà la beatitudine sociale, specie di paradiso in terra, giustifichi strada facendo tutto quello che viene fatto per arrivare lì. Perché se io ho abolito la proprietà privata e ci sono ancora i conflitti, vuol dire c'è qualche stronzo che è pagato dal nemico, qualcuno che vuole restaurare il capitalismo, e allora gli devo spaccare le corna. E allora comincio prima a spaccare le corna agli anarchici, poi ai socialisti rivoluzionari, poi non mi basta perché ci sono ancora un sacco dei menscevichi, e poi piano piano comincio a fare la selezione dentro il partito, fuori quello, fuori Bukharin, fuori Trotsky, fuori quell'altro. Insomma, uno basta che si legge Victor Serge e vede un campionario di orrori che continuano passo dopo passo e dice e allora dopo comincia a fare i passaggi indietro. Vabbè, ma sta roba qui si è inventata Stalin. Se Lenin non gli veniva l'ictus, sappiamo, faceva Stalin. Se Lenin non gli veniva l'ictus, quasi al 99% faceva, perché era in quella logica lì. Cioè, tu più aumentavano le contraddizioni e più voleva dire che il socialismo avanzava. È perché il punto d'arrivo deve essere la pacificazione. Allora, di questa roba, signori, io questo ho chiesto a tutti, ma nessuno me l'ha scritto. Che cosa volete salvare? Voi mi dite l'idea. Va bene, io ho detto bene comunismo. Cioè ho detto, recuperiamo l'idea originaria, che però c'ha almeno 2000 anni, della società comunista come comunità solidale, unita, relativamente poco conflittuale, comunque non con conflitti catastrofici, eccetera, magari senza guerre se ci si riesce, sì, almeno quello, con differenze sociali ridotte, eccetera, eccetera. Bene, però cambiamo il termine, perché tutti i termini usati non vanno bene, perché ti identificano con quella roba lì. Se tu dici comunismo, per 99 persone su 100 penso normali, si pensa a quella cosa lì. Quindi è una proposta non di fuoriuscita dalla trasformazione, ma, penso io, dall'inserimento in essa. Faceva notare un'altra cosa, Ciccarelli, poi ritorno anche a Giorgio, questo discorso sul lavoro, lo diceva anche Alfonso, che la differenza ormai tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, piccolo lavoro autonomo, è di gradazioni. Questa divisione però tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo è stata una catastrofe storica, che Giorgio sia convinto o no, di questa storia italiana. Perché noi, tramite l'influenza enorme dei sindacati e tramite dall'altra parte le influenze enorme delle formazioni professionali, abbiamo assistito a uno stacco, a una separazione netta tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Il lavoro dipendente che dice al lavoro autonomo siete gente che non paga le tasse, che non partecipa, individualisti, fottuti, eccetera, eccetera. Il quadro che faceva Giorgio di quelli che sente al bar, no? Tutti imprenditori, eccetera. E dall'altra parte quegli altri dicono voi siete quelli di Sanremo, metto in sostanza, no? Quello è il comune di Sanremo, no? Io vado in canoa, poi vado a timbrare, io sto su in mutande, vado a timbrare e nessuno mi controlla e faccio quello che cazzo mi pare e c'ho alla fine lo stipendio garantito. Vi faccio i due casi poli, il tassinaro e il nostro guidatore di autobus dei Cobas. E il primo, quello degli autobus, dice al tassinaro, ma tu non paghi le tasse, eccetera, no? Non fai le fatture, eccetera, eccetera, guadagni chissà che, quell'altro dice io guadagno quasi come te, però in compenso devo pagare 200 milioni per prendere la licenza, la macchina, eccetera. Se sto male me ne devo stare dentro il tassì con 39 di febbre, se no quel giorno non guadagno niente. Alla fine porto, se va bene, 2000 euro, tu ne porti 1600, ma te poi ammalaccia, hai le ferie, cioè. Questo conflitto da chi è stato determinato? Solo dal capitale? No, è stato determinato da formazioni politico-sindacali, eccetera, che hanno lavorato su questa continua separazione. Oggi citava Roberto un caso, parlava appunto di queste esperienze che stanno facendo qui a Roma, dove stanno entrando in campo però altri settori, i farmacisti, gli avvocati, addirittura i commercialisti,
Direte voi che c'entrano questi con la rivoluzione, con l'anticapitalismo? Perché sta succedendo in questi posti la stessa cosa che è successo per gli artigiani quando sono stati trasformati in operai, per i contadini quando sono stati trascinati in fabbrica, e cioè lo smembramento della professione. Ci sono ormai delle farmacie in Italia, a Roma, basta che andate a Piazza Igea, ne vedete una clamorosa, che sta su 3 piani. Ci lavorano 80 persone e probabilmente in futuro arriveranno oltre 100. C'è tutto quello che possa avere una qualsiasi connessione con farmaci, ma vanno molto oltre. Queste farmacie che diventeranno dominanti, che cosa fanno? Assorbono le piccole farmacie. I farmacisti laureati, che si ritenevano, come dire, intoccabili come gli artigiani, gli si dice semplicemente questo: vuoi venire a lavorare a 1300, 1400, forse 1500 euro qui da noi, o vuoi fallire e coprirti di debiti? Ci vendi questa licenza, vieni, ti associ e poi noi apriamo una dependance da qualche parte. Agli avvocati stanno facendo lo stesso lavoro. I grandi studi di avvocati, siccome sapete che c'è una quota da pagare, una tassazione per i grandi studi di avvocati, per gli studi di avvocati, dicono: voi che non riuscite a pagarla non siete professionisti. Se voi non arrivate almeno a un fatturato anno, faccio per dire 300.000 euro, e che professionisti siete? Siete dei vagabondi. Allora chiudete, venite da noi, farete il lavoro in ufficio, non andrete a fare le cause, ci andiamo noi, e vi diamo 1.500, 1.700, fate 40 ore qui dentro. Posso continuare? Dentro questo processo vastissimo in discomposizione delle professioni, stiamo riuscendo a Roma, stanno più loro, io assisto più che altro, a mettere insieme questa gente con pezzi di lavoro dipendente e lavoro precario, che a volte sono più garantiti di loro, se non altro non hanno i debiti di cui loro sono già carichi. È un'alleanza interessante? Beh, voglio cambiare pure la teoria, non mi limito a fare la praticaccia, cerco di dire come stanno le cose. È giusta, è sbagliata, ve la leggete e vedete se ci sono errori. Ma c'è anche un'analisi di che cos'è il lavoro produttivo oggi. Anche lì ci sono sconvolgimenti. Faccio vari esempi, ne faccio uno solo rapidamente, per dire che anche quella è una cosa tutta da riformulare. Le Nike, ma anche le altre, adesso uso le Nike per capirci, vengono fabbricate in Cina. La scarpa media cinese in Cina, in quanto materiale, il lavoro può costare, ma dico proprio tanto, $2, forse 3. In Italia viene venduta a 100, 120, 150, a volte 200. È la stessa, identica scarpa. Addirittura la stessa scarpa viene venduta con il simbolo e senza simbolo in Cina. Se la vendi senza simbolo, costa quanto? Oppa, diciamo, facciamo $10. Se la vendi con il simbolo, $200. Chi ce l'ha messo? Cioè, il plusvalore lì da dove viene? Ce l'ha messo l'operaio cinese? Eh no, perché quella costa 2. Ci ha messo quello che si è inventato il marchio? È complicato. Ci ho messo pure Peppa Pig dentro il libro. Chi c'ha i ragazzini sa di che sto parlando. È il cartone animato attualmente più famoso del mondo e più venduto. È venduto in 160 paesi e venduto pure nei paesi arabi, malgrado il maiale, che non dovrebbe essere popolare, però sono riusciti a venderlo anche nei paesi arabi. Il vero business di Peppa Pig, come di Locchetti e di tutti gli altri, non è il cartone animato che viene venduto, ma insomma è l'indotto, tutta l'oggettistica legata, che mobilita miliardi e miliardi di euro a livello generale. Chi ci mette lì il plusvalore? Chi ha fabbricato l'oggettino? No, perché se Peppa Pig crolla nell'audience internazionale, quell'oggetto non vale più niente, sparisce. Vi domandate chi è che mette dentro il plusvalore? C'è di tutto là dentro. C'è il creativo, c'è quello che si è inventato il cartone animato, c'è quello che fa le indagini per vedere se il porco va presentato così o cos'ha nel singolo paese. E questo, insomma, sì, sul libro ovviamente mi sono diffuso anche su cose più impegnative, ma per dire che anche i lavoratori produttivi sono cacchi. C'è un capitolo intero di bastonate, detto così bonariamente, alle altre filosofie
di questo tipo qui, il comune come ente supremo, eccetera. C'è una polemica molto forte con Negri, c'è una polemica altrettanto forte con Mattei, una polemica, no, non così forte con Rodotà, che però parla d'altro in realtà, quindi niente a che fare con quello. Però nello stesso tempo, ripeto e ritorno al punto centrale, la socializzazione. Il pubblico e basta? Non basta, non basta. E sulla questione della socializzazione vorrei che discutessimo nella seconda parte, perché questo si lega alla questione della democrazia. Perché io uso un termine che forse può fare un po' inorridire, cioè la democrazia come dovere oltre che come diritto, volendo dire che nell'organizzazione sociale trasformata bisogna lasciare il tempo materiale alla gente di occuparsi non solo delle proprie cose ma della gestione sociale. Poi però c'è una forte domanda, ma questo basta? Per esempio, gli insegnanti sono riusciti a fare i COBAS, mentre nelle altre categorie non ci si è riusciti a farli, almeno con l'incidenza e il peso che c'è stato nella scuola, in primo luogo perché avevano una cultura media abbastanza decente e quindi potevano sapere e potevano imparare tutto quello che c'era da imparare sul sindacalismo senza fare i professionisti. E nello stesso tempo avevano un orario di lavoro che non era quello dei miniatori. Laddove questo non si è realizzato, il sindacalismo professionale ha stravinto, persino nella versione deprecabile di CGIL, CISL, UIL, STALS e GILDA, ma diciamo per rimanere a livello generale di CGIL, CISL e UIL, che oggi anche Giorgio deve abbandonare definitivamente disperato perché considera, dopo tanti anni in cui ci ha sperato, irrecuperabili. Malgrado questo però loro sono ancora egemoni in quasi tutti i settori del lavoro dipendente. Perché? Perché hanno i professionisti batteranno sempre i dilettanti, dilettanti in senso buono, amateur in senso francese, li batteranno sempre se non hanno le conoscenze, secondo elemento decisivo, la disponibilità di starci, cioè di mettere a disposizione il tempo avanzato, perché se non fanno quello, se non fanno questo passaggio, puoi anche avere le conoscenze, ma vieni travolto lo stesso. Questo vale a maggior ragione per la gestione complessiva. E allora la vera domanda che mi ha fatto interrogare sull'antropologia, non è che volevo fare l'antropologo, men che meno mi va di fare il filosofo, serviva a smantellare quella idea folle, e anche questa però diamine, di tradizione marxista comunistoide, chiamatela come volete, ma insomma della tradizione del comunismo di 200 anni, che l'essere umano messo nelle condizioni sociali, che non c'è più la proprietà privata eccetera, sviluppa tutta la sua solidarietà, socialità, uniformità con gli altri, voglia di essere tutti uguali eccetera eccetera, progressivamente. Avete detto tutti che convenite su questo conflitto noi e io, è stato detto che appunto l'uomo è un animale sociale, poi nelle varie versioni l'avete detto in versioni diverse, Deiana l'ha detto in un modo, Bersani l'ha detto in un altro, io condivido questo, ma proprio perché questo conflitto è permanente tra l'io e il noi, cioè mi faccio i cazzi miei o devo tener conto che ci sono anche gli altri, questo problema vale per tutti noi a partire dalla militanza politica, sindacale e sociale. Perché dai COBAS non fanno la fila a fare la militanza, ma invece dai 5 Stelle sì? La risposta è difficile, perché i COBAS non gli danno una mazza, tranne gli ideali. Non gli danno soldi, non li pagano, siamo l'unica organizzazione sindacale di una qualche dimensione al mondo che non ha professionisti, non gli danno potere, perché anzi può essere un handicap, come era per i metalmeccanici negli anni 50 sta la Fiat e come è tornata a essere, insomma, essere dalla CGL, adesso no, la CGL non conta niente né in un senso né nell'altro, ma allora contava e questo conta. Essere COBAS oggi non è un elemento favorevole dal punto di vista padronale, ma neanche dal punto di vista dello Stato, che non ti regala niente, e nello stesso tempo non ti diamo neanche una prospettiva lavorativa. Vai ai 5 Stelle, fai un po' da fila, con 300 preferenze, magari diventi addirittura deputato, e con 150 c'è chi è diventato consigliere comunale, e con 40 c'è chi è diventato consigliere regionale. Scusate, vuoi mettere tra chi, che cosa? E qui c'è la natura umana.
Diceva Gian Marx, quando gli ideali confliggono con la materialità della vita fanno sempre una pessima fine. Non sempre, sempre. Però scusa, se devo scegliere tra quello che mi dà a parità di ore lavorate, un incarico da deputato, poi decido io se gli ridò la metà dei soldi o no, eccetera, eccetera. E io vado là. Se noi dessimo, aprissimo i reclutamenti, vi diamo 600 euro al mese per venire a fare i sindacalisti qua, ci avremmo la fila intorcinata intorno al palazzo, arriverebbero fino a Santa Croce, ci sarebbero accoltellamenti per strada. E allora i libri si concludono su questo interrogativo. Per me, in questo va bene Marx che evolve, pure noi evolviamo, eccetera. A me, devo dire, Marx nell'elaborazione mi pareva andare avanti e tornare indietro, però insomma pazienza, non è questo il problema. Possiamo ripensare sul ruolo degli stati, ma per carità, sulle responsabilità teoriche del marxismo, chi se ne frega. Però no, c'è un punto interrogativo che è questo. La sola statalizzazione, una società fatta tutto pubblico, a me pare, così come adesso, non dico peggio, non so se la Cina è meglio o peggio, a me pare un po' peggio della Svezia, della Norvegia, della Finlandia, della Danimarca, eccetera. Però qualcuno può anche dire di no. E però sicuramente non è un passo in avanti. E non vale la pena battersi in una società in cui tutto è statalizzato, cosa peraltro impossibile e folle. Ma perché andrebbe statalizzato, appunto la farmacia? Statalizzi, pubblicizzi le cose ritenute di comune utilità generale. Dice Alfonso, ma mica quello che vuole qualsiasi comunità. No, ci saranno valutazioni maggioritarie. Però siamo tutti d'accordo che l'acqua oggi è considerato, oggi, perché 300 anni fa, e quindi Mattei su questo ha scritto cose assurde, l'unica bene comune per Mattei è la terra. Ma tutto il resto non è mai stato bene comune, quando è tutto l'elogio del Medioevo, è folle. L'acqua non è mai stato un bene. Oggi, e negli ultimi 50 anni peraltro, perché anche prima della guerra, chi parlava di acqua bene comune? Però oggi l'ha considerato, la salute è bene comune. Quando è mai stata considerata bene comune? Fino a 100 anni fa chi è considerata? La salute era una cosa che si poteva garantire, quindi c'erano i soldi per garantirsi. La scuola, bene comune. E sono tutte cose recenti, ma oggi sono conquistate a livello mondiale. Quello che non è conquistato a livello mondiale nella coscienza collettiva è che la finanza pubblica sia un bene comune e sia amministrato in maniera comune. Senza quello tutto il resto crolla. Che vuoi fare? Se i soldi li continuano a utilizzare loro signori, che fai? L'acqua bene comune, la scuola bene comune? Non ci mettono i soldi. Così come a livello di produzione devi decidere fase per fase che cos'è considerato di pubblica utilità comune. Domani il petrolio può servire giusto a smacchiare, che ne so, i vestiti. Però finché quello c'è stato ci dovevi mettere le mani, e quelli che hanno nazionalizzato il petrolio hanno fatto bene, poi bisogna vedere dopo averlo nazionalizzato come viene usato. E lo stesso vale per altre produzioni, è un fatto storico, non è sempre la stessa cosa, ma è chiaro che si pronuncia un paese su queste cose collettivamente. Dopodiché però si apre il problema dei problemi, chi gestisce questa roba? Lì ci sono degli accorgimenti suggeriti nel libro, una società in cui si lavora per 20 ore per la produzione, diciamo così, e si dedicano, per dire 20 ore, all'attività collettiva, per cui negli ospedali tu lavori ma poi devi anche occuparti della gestione dell'ospedale, lo stesso nelle scuole, lo stesso nelle fabbriche, e poi devi avere un raccordo nazionale, perché non è che ogni ospedale va per conto suo. Ma queste premesse bastano, cioè quelle tecniche, i delegati, la rotazione, il tempo a disposizione, la conoscenza a disposizione? Rimane un quid, e cioè il fatto se io quelle ore che mi dai in più le utilizzo per farmi i cazzi miei un'altra volta. E allora lì la partecipazione diventa decisiva. L'illusione che controlli, che ci sono insomma i controllori dei controllabili, e cioè che tu controlli i politici, quelli che lo fanno di professione, si è rivelata un'illusione. Il PC aveva un apparato, cioè se guardiamo i Pajetta, i Longo e i Terracini eccetera, guardiamo quelli del PD di oggi, moralmente c'è un abisso. Non se fregavano i soldi dall'Unione Sovietica, se li fregavano per distribuirli e organizzare le strutture, non se li portavano a casa loro, non c'è dubbio. Ma non è servito, perché comunque c'era un apparato che decideva in base agli interessi dell'apparato e non in base agli interessi dei cittadini. Ma questo vale per tutti. Il Movimento 5 Stelle sta forse decidendo in base agli interessi solo della società? No, calibra le cose su quello che interessa. Oggi dice, se toccate l'Italicum famo casino. Ma come l'Italicum? Avevate detto, se sono fatti i due conti hanno capito che arrivano i secondi.
perché c'è un interesse materiale. E allora il quid, il vero punto interrogativo a mio avviso è esattamente questo, il punto interrogativo su cui appunto vorrei che nella seconda parte gli si dedicasse, poi ognuno fa le relazioni e dice quello che gli pare, perché per carità, però credo che sposterei anche l'attenzione su questo. Siamo d'accordo, pubblico è pubblico, privato è privato, terze vie inventate non ci sono, ma il dilemma è questo: come si gestisce il pubblico, qual è il pubblico da gestire, cos'è che va gestito e che cosa tutto ciò ha a che fare con le precedenti esperienze. La mia risposta è niente, niente nel senso sulle cose fondamentali. Non penso di voler lottare per un posto dove si statalizza tutto, non voglio lottare per un posto dove c'è il partito unico che decide per tutti, dove c'è una presunta dittatura di una classe su un'altra che poi non è vera, e non voglio nemmeno stare in un paese dove se ci sono i conflitti dice vabbè perché stai ancora, vuoi difendere il passato eccetera. I conflitti ci saranno e bisogna armonizzarli, e dentro questo la strategia che noi seguiamo è quella delle alleanze paritarie. Alleanza paritaria non significa, e questo ovviamente le battute fatte da Roberto sono sacrosante, cioè c'ha ragione, cioè Landini che proprio di sta roba non sa manco di che sta a parlare, coalizioni, alleanze, lui altro che Giorgio, lui è proprio il comunista emiliano anni 50 che avrebbe ammazzato, è l'unico, no beh c'è un abisso, perché tu penso, presumo, se avessi avuto il potere non ci avresti sparato, secondo me Landini, insomma, Landini è l'unico segretario di un sindacato che non ha mai usato la parola Gobbas. Voi dite vabbè, mica è un elemento discriminante, cacchio se ce l'è, perché aprite i giornali e avete sentito i TG ieri, sti cazzi di Gobbas che non c'hanno professionisti, che sono schifati da tutti, che non hanno, che io in televisione la sera non mi ci mandano mai, solo la mattina a parlare ai pensionati, alle casalinghe, perché guai se vanno alla trasmissione la sera, Landini ci va ogni 5 minuti, ma non perché ci tenga, ma tanto per dire come ci trattano, e noi stiamo lì e contiamo, portiamo la gente in piazza, quello non ci ha mai nominato e vuoi fare la coalizione, ma con chi la vuoi fare la coalizione? Con l'Arci, con Legambiente, e che quelli fanno la coalizione, queste sono tutte strutture costituite, tu mi devi dire socialmente quali settori sociali organizzi, e con i metalmeccanici dobbiamo fare una coalizione tra metalmeccanici e docenti, tra metalmeccanici, docenti, precari, lavoro piccolo dipendente, bene, allora cerchiamo questi interlocutori. E invece no, è la solita cosa politicista con l'aggravante che poi te la vedi tu, se sarà una cosa politica, se mi serve per far il culo a Camusso, se mi serve oppure boh, se apre un'altra strada, non c'entra niente. L'idea dell'alleanza in Italia fa una fatica enorme a passare, però in altri paesi è passata, così come il fatto che non decidiamo a maggioranza ma cerchiamo l'intesa, in altri paesi funziona, in Italia no, perché rimane l'idea del partito e del sindacato al singolare. Avete sentito? Vabbè, non la seguite la Giannini e fate pure bene, ha detto il sindacato ha perso un'occasione. Il sindacato uguale, ce ne sono 250 in Italia, chiamali, no, non si usa nome e cognome. Io mi ricordo i compagni comunisti, quelli del PC non ci sono mai stato, da FGC non ci sono mai stato, che dicevano il partito. Si sentiva che c'era la P non maiuscola, col grassetto e la sottolineatura, il partito, e sono rimasti folgorati ancora quello, e il partito, 52 partiti comunisti in Italia, piccoli, tutti 20 persone, 50, 100, 200, il partito, e no, sta roba deve sparire, ma secondo me è indotta a sparire, dice ma queste alleanze sono faticose, faticosissime. Però significa che tu metti insieme la gente su interessi comuni tenendo conto che ce ne sono altri divergenti. E siccome ci sono gli altri divergenti, la democrazia massima è decisiva. Non esiste in questa fase stringiamo la democrazia, poi va a ridamo dopo. In questo io non volevo citare Bakunin per recuperare la teoria anarchica della nuova società, perché per carità, lasciamo perdere, proprio neanche mi ci metto a discutere, perché sì è vero che adesso qualche epigono anarchico ha prodotto cose importanti che tra l'altro i curdi stanno cercando di mettere in atto, e ci sono cose anche interessanti in Rojava, però stiamo parlando di situazioni di guerra estrema e quindi è inutile farci sopra grosse teorie. Però lì volevo semplicemente dire che in Bakunin c'era già la fotografia di quello che sarebbe successo, i professionisti della politica, i comunisti scientifici che prendono in mano il potere perché loro sanno, è questa roba qua che va scavalcata, che va superata,
perché i settori sociali hanno interessi comuni ma hanno anche interessi divergenti. L'abilità, se vuoi trasformare un paese, è mettere insieme tutti quelli che hanno interesse a trasformarlo più o meno in una certa direzione e dargli però le modalità organizzative per contribuire alla pari. A livello internazionale, io parlavo nei consessi del Forum Mondiale, come quelli di Via Campesina, quelli c'erano 80 milioni di iscritti, porca puttana, avevano tutto il diritto di dire: Berno, ma tu quanti ce ne avete? Gobbas? Non l'hanno mai fatto. E non l'hanno mai fatto perché per loro era fondamentale avere una delle voci europee, perché sapevano bene che in America Latina la loro lotta era importante, ma i riflessi in Europa erano altrettanto importanti e avevano la pazienza di star a sentire pure a noi. Devo dire che qualche volta pure noi abbiamo dovuto avere la pazienza di sentire loro, perché il fatto che c'è 80 milioni di iscritti non significa che le azzecchi tutte, infatti ne sbagliavano pure parecchie pure loro. Però questo grumo di modalità decisionale, questa accettazione delle diversità, ha ragione Bersani quando dice non è vero che le diversità sono una rottura di palle, però visto che ci stanno bisogna cercare di conciliarle. Questo è un processo complicatissimo, noi ci siamo investiti e il libro serve fondamentalmente a far procedere queste idee, ma non è lo strumento principale, perché noi queste cose ce le diciamo, non tutte, non su Stalin, non su Lenin, non su Marx, queste sono cose mie e non coinvolgono i Gobbas, ma tutto il resto sono cose che cerchiamo di dire tutti i giorni, però io gli ho voluto dare un corpus teorico. Questa è, diciamo, la prima fase, non ho parlato di tutto, ho saltato anche alcune cose, per esempio la questione della finanza che poneva Dejana, ma ci torniamo. Se potete, se volete, se vi va ai prossimi interventi, tenete conto anche di questa parte che in mattinata è stata messa un po' in ombra e che secondo me è più importante, perché poi uscire da qui e convincersi quanto è stato responsabile, quanto Marx fosse leninista, ecco, per dire una battuta, è abbastanza... non è fondamentale, diciamo, possiamo uscire con idee diverse su questo. Uscire con idee diverse sulla dittatura del proletariato è un po' diverso. Va bene.